Oggi ho preparato un antipasto e un secondo piatto o main course proveniente da due regioni diverse d'Italia. Uno dal nord Italia, quindi un piatto molto dove è più freddo, un piatto molto sostanzioso, fatto di polenta arricchita con formaggio, del tenderloin, del beef tenderloin, e finita con dei funghetti saltati con un po' di aglio e un po' di brodo di carne. Il piatto principale è un piatto proveniente dal sud Italia, sono dei ravioli ripieni di burrata con una salsa di olio e basilico e spadellati con dei gamberi rossi di Sicilia e dei pomodorini secchi sempre di Sicilia. Quindi due piatti estremamente diversi, uno che può andare bene meglio per la stagione fredda e uno per la stagione un po' più delicato e più estivo, per la stagione carne, quindi pesce, burrata e verdure. Il Frankie's è un ristorante italiano per eccellenza. E quindi in Italia i piatti più famosi sono la pasta e la pizza. Molti dei nostri ospiti vengono qui per assaggiare la nostra pasta fatta in casa e la nostra pizza cotta nel forno a legna. Però prepariamo anche dagli antipasti tradizionali italiani ai piatti sia della tradizione italiana di carne e di pesce serviti come portata principale. Il piatto che preferisco io in Italia è un piatto molto semplice, però che esprime tutto quello che c'è in Italia. La mia promessa per gli ospiti che vengono in Frankie's è quella che per un'ora, due ore che si fermano per cena o per pranzo è quello di assaporare il vero stile della convivialità e dello stare e del mangiare italiano con i veri sapori italiani, in un ambiente dove anche il servizio e anche la musica cerchiamo di accompagnare questi piatti e dare una sensazione di essere una piccola isoletta d'Italia in Abu Dhabi.